L'assedio di Sarajevo entrava nel quarto anno. Nella Bosnia orientale Mladic preparava il genocidio, mentre a Tuzla le forze civiche subivano il terrore da parte dei nazionalisti. Il sindaco di quella città, Selim Beslagic, aveva detto: «Chi non fa niente contro i fascisti che ci bombardano è loro complice». Alexander Langer, parlamentare europeo, guidò una delegazione di pacifisti al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione, a Cannes, presentando a Jacques Chirac l'appello «L'Europa muore o rinasce a Sarajevo». «Non può esserci equidistanza fra vittime e carnefici», diceva Langer, che chiedeva all'Europa di difendere Sarajevo dagli aggressori serbo-bosniaci e di far entrare immediatamente la Bosnia-Erzegovina nell'Unione Europea. L'appello fu inascoltato. Pochi giorni dopo, il 3 luglio del 95, Langer si tolse la vita. «I pesi mi sono divenuti insostenibili», scrisse in un biglietto rivolto a quelli che gli erano più vicino. «Continuate in ciò che era giusto». Impossibile sapere quanto la tragedia jugoslava, per la cui soluzione pacifica si era così a fondo impegnato, contò nella sua estrema scelta, ma la città di Sarajevo non ha dimenticato un amico e 26 anni dopo ha deciso di conferire a Langer la cittadinanza onoraria per la sua opera di promozione della pace e della riconciliazione in Bosnia-Erzegovina. Alexander Langer aveva capito perfettamente il problema della convivenza in Bosnia-Erzegovina. Il fatto che sia scomparso prima degli accordi di Dayton e della fine della guerra paradossalmente ha impedito di conoscerne meglio il lavoro. Però ogni giorno vediamo che le associazioni italiane impegnate in Bosnia-Erzegovina in un modo o nell'altro incarnano proprio il suo messaggio. Quindi ci è sembrato giusto farlo conoscere meglio e la società civile della Bosnia-Erzegovina ha sostenuto questa proposta simbolica del riconoscimento della cittadinanza onoraria. La proposta è stata presentata da un'associazione di Sarajevo impegnata per i bambini bosniaci in difficoltà. Si chiama L'istruzione costruisce la pace ed è guidata dall'ex comandante della difesa di Sarajevo, il generale Jovan Divjak, un serbo che ha combattuto contro i nazionalisti serbi. Non è un caso, è l'esempio di un pensiero che continua, supera le sconfitte e riprende la vicenda politica e umana di Langer. Passaporto italiano ma lingua madre tedesca, fin da ragazzo impegnato per la convivenza nel suo Alto Adige su Tirol, condannava le gabbie fisiche e mentali che separavano le diverse comunità. Ogni luogo della terra, ogni nostro luogo a noi familiare, non diventa meno familiare, non diventa meno amico a noi se oltre a noi c'è anche qualcun altro. Non diventa meno legittima la mia lingua se nello stesso luogo se ne parla anche un'altra e si lascia il diritto a quell'altra, la si fa vedere. Naturale costruttore di ponti, soprattutto una mente libera, capace di elaborazione politica profonda, il suo capolavoro teorico è forse il tentativo di decalogo per la convivenza interetnica, ma anche culturale ed etica. Riferimento per il mondo ecologista, 40 anni fa parlava della necessità di una riconciliazione con la natura. Per l'amico Marco Boato, autore di Alexander Langer, costruttore di ponti, la sua figura è più attuale che mai. È stato un profeta laico, inascoltato nel corso della sua vita da molti e oggi, a distanza di tanti anni, vediamo che invece le sue profezie laiche sul rapporto con la natura, con l'ambiente, con la pace, con la convivenza, sono oggi di una straordinaria attualità, forse più attuali oggi che non ai suoi tempi.